Buonasera a tutti, ben arrivati. Vi invitiamo a prendere posto, a spegnere o a silenziare i cellulari in modo che creiamo quel clima di attenzione, di ascolto, di raccoglimento com'è nello stile di un compositore che questa sera ci dà appuntamento. Benvenuti, sono contento che ci siamo in tanti per condividere una serata di musica e canto, certamente, ma anche di riflessione, di meditazione, di preghiera, di chiesa, proprio perché Lorenzo Perosi, di cui celebriamo i 150 anni della nascita, è un sacerdote, un credente, un uomo di chiesa, uno che vuole fare della sua musica un'esperienza di preghiera. Il Vangelo di oggi diceva: la mia casa sarà casa di preghiera. E questo compositore ci ha aiutato a pregare, ha aiutato generazioni prima di noi e continua ad aiutare anche la Chiesa di questo nostro tempo. Io penso che l'evento di questa sera sia in qualche modo un incrocio tra una prospettiva diacronica e una prospettiva sincronica che la Chiesa recupera. Diacronica vuol dire c'è un prima, c'è un durante, c'è un dopo, c'è uno sviluppo, no? Ed è la vivente tradizione della Chiesa che funziona così, dove ogni epoca nutre la successiva. La successiva può anche recuperare, purificare, ma c'è un patrimonio di bene che ci viene dalle generazioni che ci precedono. Ci dice Gesù che lo Spirito ci guida verso tutta intera la verità. E allora ogni generazione ha un frammento di verità da rivelare. E Lorenzo Perosi l'ha fatto con la sua musica, con il canto. C'è il suo genio, la sua creatività, come questa sera avremo modo di comprendere, ma credo che in questa dimensione diacronica ci sia anche tutta la passione, il coinvolgimento, l'entusiasmo, l'energia spirituale che hanno messo quelle generazioni che hanno recuperato questi testi e li hanno posti all'interno di una cornice liturgica. E quando diciamo tutti costoro, non sono degli estranei, sono molto spesso nonni, bisnonni, padri che ci hanno preceduto in queste nostre assemblee e che cantavano Perosi. Io ho ricordi della mia vita di ragazzo, di giovane. Ricordo in modo particolare quando vivevo le mie esperienze di seminarista a Resana, lì c'era una corale, la corale Santa Cecilia, che in quei tempi continuamente proponeva Perosi all'interno di una liturgia domenicale che acquistava così una straordinaria solennità. Perché Perosi ha questa capacità, no, di recuperare qualche cosa di bello, di prezioso del patrimonio antico e di renderlo, come sentiremo, adeguato anche ad una sensibilità che via via cambiava. Ecco questa linea diacronica, vedete, che parte da lontano e di generazione in generazione arriva anche a noi. Il recupero ci dà modo di riprendere un tesoro che ci appartiene, ci dà modo forse anche di dire: possiamo riattivarlo in alcune circostanze, no? Sapendo che anche quando prendi un gioiello antico e te lo metti addosso, la tua vita è rinnovata. E anche con questi piccoli gioielli musicali, ricchi di canto e di fede, anche la Chiesa di oggi ha possibilità di ritrovare ancora splendore e bellezza. La linea diacronica. Dicevo però che c'è anche una linea sincronica, dal qui ora, no? Quello che viviamo. Allora vedete, questo concerto non è solamente recupero di qualche cosa di antico,
ma anche di qualche cosa di odierno. E nell'odierno c'è in modo particolare la sintonia, la collaborazione tra questi tre cori e i loro maestri che si sono riuniti per celebrare questa circostanza. Per tutti loro c'è un debito nei confronti di Perosi, ma credo ci sia anche una bella sintonia ecclesiale che ha portato le nostre comunità, in particolare la comunità di Riese Pio X, di Poggiana e la comunità ospitante di Godego, a ritrovarsi insieme nella direzione di un ascolto che è qualcosa di bello e di prezioso. Io sono molto grato alle tre corali, sono molto grato ai loro maestri, in modo particolare al maestro Stefano Carlon che dirige la corale godigese di Santa Cecilia e che per questa sera ha questo compito di dirigere le tre corali. Sono grato anche al maestro Marco Favotto che sentiremo all'organo per quello che ci verrà offerto. E poi in questa sincronia ci siamo anche noi, no? È bello questo allargamento ecclesiale anche a una comunità cristiana che accoglie il dono che questa sera ci viene fatto. Grazie a tutti, il programma di sala è a disposizione all'ingresso della chiesa e di brano in brano, nelle modalità che ci verranno indicate, avremo modo non solo di ascoltare ma anche di comprendere quello che ci viene proposto. Grazie a tutti e buona serata e buon ascolto. Buonasera, un caloroso benvenuto a tutto il gentile pubblico. Il concerto che siamo lieti di presentare è il frutto di una collaborazione fra tre realtà corali dei paesi circostanti, il coro Giuseppe Sarto di Riese Pio X, diretto dal maestro Bruno Loro, la corale San Lorenzo di Poggiana, diretta dal maestro Luca Gheno, e la corale Santa Cecilia di Castello di Godego, diretta dal maestro Stefano Carlò. Tre cori uniti, che insieme celebrano la ricorrenza del 150° anniversario della nascita di un importante artista nell'ambito della musica ecclesiastica, Lorenzo Perosi. L'anno perosiano, che ufficialmente inizierà il 21 dicembre, giorno della nascita del musicista, sta già portando in molti principali chiese d'Italia concerti che vanno a riproporre e a recuperare il repertorio di questo compositore sacerdote. Ma sembrava doveroso anche dai territori di Papa Pio X, colui che fu il più convinto estimatore di Perosi e che ne determinò l'ascesa, provenisse un omaggio a quest'autore e a maggior motivo da dei cori parrocchiali per i quali sia Perosi che Pio X avevano riversato preoccupazioni e profuso energie per la loro preparazione e la cura del repertorio liturgico. Il brano di apertura è riservato all'organo che sarà suonato stasera da Marco Favotto, organista titolare della Collegiata Basilica dei Santi Maria e Donato di Murano e già organista del capitolo della Cattedrale di Treviso. Introduzione e fuga sul tema Tu es Petrus di Perosi è stato scritto dalla compositrice vivente Carlotta Ferrari nel 2016 per commemorare i 60 anni dalla morte di Perosi. Dopo una prima parte dal portamento ieratico e solenne, seguirà una fuga moderna, caratterizzata dallo spunto iniziale, tratto dalle prime note del mottetto Tu es Petrus, che sarà eseguito al termine del concerto.
La messa da Requiem è uno dei lavori più celebri di Lorenzo Perosi, scritta per sole voci maschili quando era ancora a Venezia nel 1898. Data la vicinanza con la ricorrenza dei santi e dei defunti, ve ne proponiamo alcuni pezzi estratti. L'introito con il Requiem, caratterizzato dalla ripresa delle melodie gregoriane, il Kyrie con l'ultima sezione a cappella, in imitazione della scrittura cinquecentesca di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il Tractus, pezzo sostitutivo dell'Alleluia nei riti penitenziali, anch'esso a cappella ma in forma di corale, il Sanctus, dal carattere mistico e contemplativo, l'Agnus Dei con una scrittura tipicamente romantica, il Libera me Domine, la parte conclusiva e più nota, della grande potenza ed enfasi espressiva. Dirige il maestro Stefano Carlon. Vi preghiamo di riservare il gentile applauso alla fine dei sei pezzi.
Il Magnificat, scritto all'inizio del Novecento e comparso nel quarto volume della raccolta intitolata Melodie Sacre, è un altro dei brani maggiormente conosciuti del compositore. In esso riecheggiano stilemi tipici della musica veneziana del Seicento, ma anche momenti di alto lirismo romantico distribuito tra le varie voci. Il testo è tratto dal cantico che la Vergine pronuncia durante la sua visita ad Elisabetta. Thank you.
La messa Benedicamus Domino non è tra quelle più ricorrenti nei concerti e in generale riconosciute, ma non per questo meno interessante. La Benedicamus Domino, infatti, forse per la densità polifonica delle voci o per la conduzione della parte organistica che esige un accompagnatore maturo e consapevole, si colloca in un ambito di più complessa dimensione esecutiva e interpretativa. È già una pagina con forti tratti di maturità e di incisività musicale. Da una ricerca nell'archivio parrocchiale è emerso che questa messa è stata eseguita dalla Corale Santa Cecilia qualche anno prima della consacrazione della nuova chiesa parrocchiale di Godego, per la prima volta nel 1954, al ritorno dalla Cina di Monsignor Fulgenzio Pasini, fratello del parroco Monsignor Gerardo Pasini. Completamente dimenticata e perduti anche gli spartiti, è stata ora recuperata con un lavoro di gruppo che ha coinvolto tutte e tre i cori. La musica di Perosi, cantata per generazioni nelle festività liturgiche, è entrata a far parte delle comunità di tutte le parrocchie. Piace pensare che la musica che ha accompagnato le cerimonie di consacrazione di questa chiesa, ormai 70 anni fa, torni ora di nuovo a risuonare e a restituire la solennità e la spiritualità che animavano quei riti.
Un altro autore molto vicino a Perosi fu Licinio Refice, anch'esso sacerdote e compositore e sostenitore della riforma della musica sacra, ma al tempo stesso molto interessato al repertorio lirico. La sua piccola Berceuse per organo è un esempio di apertura alle influenze della musica francese del primo Novecento. La melodia del pezzo si alterna tra i registri dell'oboe e del flauto, mentre nella parte centrale compare l'accompagnamento della voce celeste, un tipico registro molto apprezzato a inizio secolo per l'impasto caldo, avvolgente e meditativo. All'organo Marco Favotto. Thank you.
Il Tu es Petrus è un altro dei celeberrimi mottetti che ha scritto Lorenzo Perosi. Il brano è stato scritto nel 1905, ma forse già steso in precedenza e viene tuttora cantato in alcune funzioni solenni del Papa dalla Cappella Sistina. Il testo è tratto dall'episodio in cui Cristo consegna le chiavi del Regno dei Cieli a Pietro. Il brano, oltre che di particolare effetto, si distingue per lo stretto rapporto tra la musica e il testo. Carattere perentorio della frase «Tu es Petrus», la tensione drammatica nel passo «Et porte inferi non prevalebunt», il senso di eternità nelle ultime lunghe note in corrispondenza del termine «Regni Celorum». Con questo ultimo brano vi ringraziamo per la vostra partecipazione al concerto e ci auguriamo di avervi fatto trascorrere una piacevole serata. Thank you.
Io esprimo davvero una parola di grande apprezzamento e di gratitudine per questa serata che ci ha aiutato a ritrovare note di cui avevamo forse bisogno per l'intensità, la profondità e anche la capacità di commuovere. Devo dire che questa sensazione l'ho provata con quella ripetizione del Tu es Petrus, dove ad ogni proclamazione il compositore ci fa sentire un accento diverso di solennità, di forza, di audacia, che sembra accompagnare la missione di Pietro. Ma se avete fatto caso, l'ultimo Tu es Petrus si assesta su note molto più misurate, quasi modeste, come se il Signore volesse dire a Pietro: guarda che vai bene così, anche con le tue fatiche, con i tuoi limiti, a te affiderò la mia Chiesa. E allora vorrei che questo fosse il messaggio che noi raccogliamo da questo concerto e da questo compositore. Prenditi le note più solenni, quelle più cariche, ma alla fine dimora anche in quelle note più semplici, familiari, perché al Signore, come lo è stato Pietro, vai bene così. Buona serata a tutti e grazie della vostra gradita partecipazione. Grazie alle corali e ai maestri.